ciurma e benvenuti Reggiocherino in questo nuovissimo episodio su Untitled Goose Game. Intanto ragazzi vi ringrazio veramente di cuore per il sostegno che avete dimostrato appunto con il primo video. Abbiamo strasuperato i like che vi ho richiesto appunto per avere un nuovo episodio. Per cui ragazzi appunto come sempre se volete avere un altro video ancora su questo gioco qua, vediamo di raggiungere e superare anche questa volta i 70 like. E la volta scorsa vi avevo chiesto un piccolo aiuto per poter trovare un nome alla nostra regina, alla nostra queen, alla nostra Duck Queen. E veramente ragazzi vi siete sbizzarriti sotto nei commenti, io non vi ringrazio ad uno, però siete tutti qua ragazzi, quindi grazie, grazie, grazie davvero per la fantasia. Ma ho dovuto purtroppo sceglierne uno, chiaramente, perché non potevo chiamarla tipo Silente con... Ma che vuole questo? Non potevo chiamarla tipo Silente che c'ha 50 nomi. Avrei voluto sceglierli tutti davvero, quelli che mi avete proposto, ma ho dovuto sceglierne uno. E il vincitore di questa volta è... Wolf Denton! Ignazione, grazie, grazie davvero come al solito per la tua spicca simpatia nell'invenzione di nomi. E quindi ragazzi lui mi ha proposto Anita, la papera impazzita. Anche altri di voi ovviamente hanno cercato di creare simpatici giochi con rime e cose del genere, ma Anita ragazzi mi è sembrato, non lo so, è quello più giusto per la nostra qui presente. Allora eccoci qua finalmente di ritorno ragazzi, dopo che la volta scorsa ne abbiamo fatte passare veramente delle belle al nostro carissimo giardiniere, che secondo me ancora sta biastima là dietro. Il primo che incontriamo è già questo bambino che alla sua età di 9 anni quasi già si fa prendere un infarto semplicemente perché Anita gli ha starnazzato contro. Cioè, ma ti pare una cosa normale, zio? No, dimmi se ti pare una cosa normale. Cioè, davvero, ti pare normale? No, parliamone. Allora, fermi, perché ovviamente ci ricorderemo tutti, ragazzi, che ci danno una certa qual lista di cose da fare. Siccome appunto la vita di una papera è così impegnata, signori, quest'oggi ci toccherà rompere una scopa, chiudere il bamboccio nella cabina, far sì che il bamboccio stesso si metta gli occhiali sbagliati addirittura, far sì che qualcuno ricompri le sue cose, andare in televisione. E alla fine di tutto, allora, siccome noi siamo delle ingorde di merda, la scorsa abbiamo preparato un bel business, oggi ci toccherà addirittura fare a spesa, ragazzi, perché ci si è rovinato lo spazzolino, abbiamo finito la carta per pulirci il buco del sedere, dobbiamo comprare una bella spazzola per ammorbidire le nostre candide piume, dobbiamo comprare il cibo in scatola, giustamente, che almeno non si rovina, il detergente per lavare... Che cosa se lava una papera? Alla fine chiaramente frutta e verdura, perché noi siamo papere salutiste, non mangiamo porcherie, non mangiamo schifezze. Qui la cabina. E allora, visto che il ragazzino sembra letteralmente terrorizzato da noi, andò vai, no no no, nella cabina, è bello, stai andando nella direzione sbagliata, l'animaccia tua, nella cabina, bravo. Oh, 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 che vogliono questi? Oh, ve ne andate a fanculo, questa è una questione tra me e mammoccio, va bene? Oh, perfetto, primo compito della giornata. Oh yeah, Anita. Ma che cazzo sta succedendo? Ma che voglio? Oddio, che vuole questa? Oh, 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 che vuoi? Oh, ah, è tuo figlio. Scusa, sto imbecille è tuo figlio. Aiuto. Ah, qui ci sono TV, signori. Uno dei nostri compiti è andare in televisione. Come cacchio dovrei fare ad andare in televisione? Scusate, eh. È permesso? Posso rubare qualche spicciolo dalla cassa? Tra un po' devo fare la spesa. Non lo so. Ah, oh shit. Ecco fatto. Guardate quanto è bella Anita. Ah! Scusa, ai, siete troppo abituati a maltrattare gli animali, sta cosa non mi piace. Senti, vattin, va, sparisci. Questo è il mio territorio. Continuiamo a fare un giro e guardiamo anche il resto dello scenario, perché non ce lo siamo cacato fino ad ora. Oddio, ah, oh, ma perché oggi ce l'hanno tutti con me? Non ho capito. Aiuto, oh, questa mi vuole, mi prende a ramazzate. Ah, te devo rompere la scopa, pezza di merda. Ecco fatto.
E dai, e continua a inseguirmi sta stronza. Ma sai che faccio io? Te prendo la carta da culo, scusa. Guarda, te la butto in mezzo all'acqua, guarda, perché sono stronza. Da scopa, guarda che faccio della tua stupida scopa. Te la porto a Monculo Beach, qua, in mezzo al giardinetto. Voglio vedere se la ritrovi. Ah, ah, ah. Oh, walkie talkie. Possiamo parlare con la comunità di papere aliene presenti su Marte. Mi hanno mandato qui per conquistare il pianeta. Anzi, questo intanto me lo prendo, visto che è del bamboccio. Lì diceva far sì che qualcuno ricompri le sue cose. Sta aeroplanino è del bamboccio, quindi... Oddio, ma che voglio? Ma io non capisco perché oggi... Ah, la scopa, non la trovi. Gne, 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 pigliate questo. Eppure te che guardi, sparisci. Comunque ci deve essere un modo per fargli mettere gli occhiali sbagliati. Oddio, che io posso fare là? Ci fermi? Oh, questa sì che è cattiva. Forse lo devo far cadere. Ah! Questa è stata cattiva. Questa è stata cattiva, devo dire. Però è così che va la vita quando ci sta di mezzo Anita. Ho fatto anche la rima. Adesso ci tocca andare a riprendere immediatamente gli occhiali, ragazzi, perché giustamente il ragazzino, siccome è una talpa, non ci vede. Io direi di correre prima che ci veda la vecchia malefica. Ehi, ehi bambino, guarda bambino, tieni, eccoli qua i tuoi stupidi occhiali. E un'altra missione compiuta, ragazzi. Mamma mia, siamo troppo forti. Ehi bamboccio, che fai adesso? Mi sfidi? Ah, ok. Perfetto, bravo, bravissimo. Vedi che se ti impegni ci arrivi. E bravo ragazzo. E fermate, mamma mia che antipatica sta stronza. È così stupido da non accorgersi che è lo stesso aeroplanino. E a quanto me lo dai, vecchia? Te posso dare 5 euro. Ma 5 euro manco per il cazzo. Questo vale almeno 8 euro, pezzente de merda. Paga. Accidenti, to, vecchia spilorcia. Ecco qua. Ottimo signori, nuovo elemento delle cose da fare. Abbiamo sbloccato un'altra missioncina. Ci vogliono feste proprio cattivi oggi. La dobbiamo chiudere nel garage, ragazzi. Io non vedo l'ora. Ah, lo apre lei. È così intelligente da aprirlo lei il garage. La tua carota schifosa. Non mi calciare perché sennò te becco gli alluci, eh. Oh, oh, oh. Brutta imbecille, guarda la carota. Ma è deficiente questa. Ma ce vai o ci sei? Oh, ma mi mettono a contatto soltanto con rincoglioniti. Aia, mi ha calciato. Alla fine mi ha dovuto calciare. Minchia, che odio. Mannaggia la cincia allegra, oh. Che cazzo sta andando a prendere? Non ho... Ah, sta merda. Ah, te serve sta merda, eh. Io sono così stronza che te la rubo dalle mani. Si sta rivelando essere più difficile di quel che pensassi, porca zozza. Dai, ce la famo, ce la famo, ce la famo! Cazzo, prendilo! Anita, ma sei rincoglionita! Toh, vatte a prende, va, vatte a prende. Oh, mo... E mo sì. Ciao! Ma perché non me l'ha dato, scusa? Ok, ok. Quindi adesso posso fare tranquillamente la spesa come se non fossero cazzi miei, guarda. Mi piglio pure il cestino. Spazzola. Per ammorbidire ancora di più le nostre fantastiche piume. Prenderò un po'. Non ci credo. Non ci credo, raga. Allora mi devo portare via immediatamente il cestino. Perché se no so guai e cazzi amari. Andiamo, frutta e verdura. Frutta, frutta, frutta. Minchia sta merda, meno male che non se ne è accorto. Ho rubato l'arancia. Un'arancia. Ottimo. Aspetta, tu guarda da là, eh. Tu guarda da là che io guardo da qua. Ecco qua. La carta igienica ce l'abbiamo. Cibo in scatola. Tonno e fagioli perché ci piace. E ci piace pure scureggia dopo. Ah, il detergente, eccolo qua. Ci conviene, mi sa, allontanarla. Ciao, merda. Forza. Ecco qua. Perché giustamente noi siamo papere pulite e ci piace lavare i piatti. Ah, cazzo. No, no, no. Il detergente, ecco. Oh, dentro la cesta. Prova a calciarmi e ti chiudo. Ecco, ti richiudo dentro. Ciao! Ecco fatto, problema risolto. Spazzolino. One eternity later. Non è che starà qua dentro, no? Così a caso. Vedi che questo è uno spazzolino? Che si è nascosto so... È molle il bidone, Anita! Forza!
Questo è un torso, non mi serve un cazzo. Eccolo qua, che buco di culo. Mi sembrava strano, raga, perché se non c'è al mercatino deve stare da qualche altra parte, giustamente. Non è che quelli del gioco sono così rincoglioniti da metterci cose a caso. Andiamo a terminare la spesa, che ovviamente non pagherò. Ciao, merda! E grazie, fa arriva tutto a casa. Te lascio l'indirizzo sopra la cassa. Ottimo! Ce ne andiamo anche oggi vincitori, signori, verso il prossimo scenario. Col suo meraviglioso culotto sballonzolante. Intanto, ragazzi, se qualcuno di voi conosce già questo gioco e ha dei suggerimenti per il prossimo scenario, ovviamente, perché magari possono esserci dei compiti un pochettino più articolati, ovviamente, ragazzi, aspetto i vostri consigli qua sotto in commento. Chiaramente, posso entrare? Ehi, se può entrare, permesso? Spaccato un po' de tavole, fa niente, vero? Ok, perfetto, hanno aggiornato la... Oh, salve signore. Perfetto, hanno aggiornato la lista, ragazzi, per cui suppongo proprio che la prossima volta riprenderemo da qui. Questo gioco comunque è, come al solito, ragazzi, troppo spassoso, ma più che altro davvero, cioè, così è spensierato, lo adoro per questo. Per cui io vi ringrazio come al solito tutti, ragazzi, per la partecipazione. Questo video termina qui. Un bacione. Io vi lascio a tutti, ragazzi, la giocherina. Ciao.